cercare di non concentrarvi sul cadavere del povero Vietcong mancuso che si trova qua sul palco. Pensate, se vi può aiutare, che si tratta tutta di finzione scenica. Pensate che cioè davvero alla sensibilità del drammaturgo Enrico Veronica, che non abbia voluto mostrare il lato più cruente della guerra. Cioè, voi sapete, la gente non moriva così, ah, che vergogna, che vergogna. Cioè, il Vietcong mancuso in realtà poi cioè, passavano delle sofferenze davvero più terribili, però insomma. Enrico mi aveva chiesto di suonare un mio brano del mio repertorio e mi ha detto: ma fai un po' quello che vuoi, anche se tu dovessi avere un brano che si chiama Ucciderò Enrico Veronica, suonalo. Io anche se so che non ce l'avrei disposto, purtroppo io il brano non ce l'ho. Ho anche provato a scriverlo, ma non è uscito nulla di buono, perché non può essere sentito. Adesso qua una piccola sviolinata, cioè perché che motivi dovrei avere di uccidere Enrico, insomma. Cioè al massimo posso scrivere darò un buffetto a Enrico Veronica, qualcosa di più salito. E niente, praticamente noi l'abbiamo, suoneremo un brano che abbiamo creato a sei mani, sì, si dice così, tutti con Enrico e Mancuso. Io e Enrico abitiamo vicino, ma non ci vediamo mai. E dopo che è iniziata questa cosa da una storia Veronica, ho potuto conoscere Mancuso e ho iniziato a vederlo dappertutto. Cioè uscivo di casa, trovavo Mancuso che prende il gelato, c'era Mancuso con la madre che arrivava da Chiavari, andavano a vedere più Mancuso che faceva windsurf sui navigli. Insomma, io ho pensato, ma pensare che parto della mente di Enrico. In realtà la spiegazione è la più semplice: abitiamo a un civico di distanza lungo la stessa strada, e la cosa bella è che lui sta nel palazzo. Vi ricordate il video dedicato a te, prima hit delle Vibrazioni, ed è esattamente dove abita lui. Anche in questo caso riflettiamo sulla sensibilità del regista del video delle Vibrazioni, che ha scelto questa metafora della ragazza acqua e sapone che esce di casa, mentre quello che voi vedete effettivamente, se vi trovate in palazzo, è solo Mancuso che se ne va in giro. E niente, il brano è molto bello, anche qua c'è sempre il valore pedagogico di tutto questo. Ho potuto scoprire, il brano si chiama Paulese, ho scoperto che c'è una strada che conduce a Paullo, che c'è un pilota che si chiama Patrese, e l'abbiamo registrato a tre voci. Questa sera lo eseguiremo per la prima volta a tre voci. Esiste solo un demo che ha raggiunto dei prezzi stellari sul mercato dei bootleg di Da una storia Veronica. Persone che abitano a Paullo si sono vendute un rene per acquistarlo e registrarlo. Oltre a essere stato uno degli highlight della stagione, anche quando sono venuto a casa mia è stato un highlight della mia vita intera. Insomma, adesso ci esibiremo in paullese. Sotto una mignotta.